Buongiorno, siamo Matteo Mattini e Ivan Perrella e siamo della terza D delle scuole Marconi a Pistoia. Oggi vi spiegheremo una strana reazione che avviene in uno strano processo di elettrolisi che ci spiega Ivan Perrella. Allora, abbiamo due bastoncini di tungsteno. Uno è un catodo e un anodo. Quando la corrente è a contatto con il tungsteno immerso nell'acqua, che è formato da due atomi di idrogeno positivi e da uno di ossigeno negativo, si forma l'elettrolisi, ovvero l'ossigeno va verso l'anodo e l'idrogeno va verso il catodo, formando delle bollicine. Ma a una tensione di 120 volt abbiamo uno strano processo. A causa dell'altissima concentrazione di atomi di idrogeno al catodo, si scontrano formando l'elio, come avviene nel Sole. Soltanto che invece della gravità che forma la reazione nucleare, qui è l'elettromagnetismo, che adesso vi faremo vedere. Ora abbiamo il processo di elettrolisi. Abbiamo 43 volt, 48. Ecco il processo di fusione. Siamo a quanti volt? Siamo a 120 volt. 120 volt. È partito. E questa era la fusione. E questa era la fusione nucleare fredda. Quanti gradi ha raggiunto? 80. Ha raggiunto 80 gradi. 79 gradi. 80 gradi è l'atmosfera che era dentro. Ah, qua. Aspetta.